Un nuovo centro velico e Marina Piccola che cambia totalmente volto, una nuova piazza sul mare, soprattutto dopo quella dell'anfiteatro, e anche la riqualificazione del maxi sterrato utilizzato come parcheggio e la fermata della metro. Sindaco Truzzo. Beh sì, la fermata della metro che sarà, diciamo, il punto da cui poi si arriverà a tutto il compendio di Marina Piccola, la sistemazione di quello sterrato che diventerà un parcheggio attrezzato, ma soprattutto la sistemazione di Piazza degli Arcipelaghi che consentirà l'individuazione di un compendio importante come Marina Piccola attraverso una nuova sistemazione sulla quale stiamo già lavorando, e poi la creazione di una piazza nella zona, diciamo, più arretrata verso la collina, di uno spazio che possa essere utilizzato anche per eventi, oltre ovviamente al distretto velico, che è quello che permetterà poi ai sodalizi sportivi di sviluppare al meglio tutta l'attività. Tra le cose che spiccano c'è appunto la sistemazione di quello che è stato uno sterrato, spesso anche in mano agli abusivi parcheggiatori irregolari d'estate, sindaco. Si è parlato di 313 posti nella conferenza stampa, che quindi saranno controllati e gestiti da voi. Ma probabilmente adesso su questo non abbiamo ancora deciso, una pianificazione, questa poi una volta che ci sarà il parcheggio finito decideremo che cosa fare, potrebbe anche rimanere come parcheggio libero a disposizione dei cittadini come gran parte dei parcheggi che del resto ci sono al momento. E poi appunto c'è tutto questo progetto di riqualificazione di Marina Piccola con anche un'area per gli eventi, che eventi potremo vedere lì e gustarci? Ma se pensiamo che questa diventerà un'area ovviamente dove avremo tante manifestazioni sportive, che può essere per esempio il luogo dove creare sia le manifestazioni per l'inizio delle attività e delle attività sportive piuttosto che per le premiazioni, ma anche ipotizzare qualche attività di tipo concertistico, altri eventi che possano ovviamente coinvolgere la popolazione in un punto che fra l'altro è in leggera discesa e quindi permette anche di godere di uno spettacolo naturalistico importante, perché ci permette di vedere il mare secondo dove il punto in cui si sistema il palco.